Ci sono persone che attraverso speciali registratori sostengono di riuscire a captare le voci dei defunti, spiriti, entità e fantasmi che sarebbero presenti intorno a noi e che desiderano solo parlarci e dimostrarci così la loro esistenza. In tanti ci credono, registrano voci misteriose che ritengono inspiegabili e sono convinti di avere così dimostrato la realtà di questo fenomeno. Ma come stanno veramente le cose? Come ogni settimana, Strane Storie, cercheremo di fare un po' di chiarezza. Da sempre l'uomo cerca di capire che cosa succede a chi muore. Un desiderio umanissimo e comprensibile, espresso il più delle volte proprio da chi soffre per la scomparsa di una persona cara e da chi non si rassegna che qualcuno che si è amato tanto non sia più con noi. Da qui nasce il successo che tra l'Otto e il Novecento ottiene lo spiritismo, la pratica che prometteva di contattare gli spiriti dei defunti attraverso medium e sensitivi. Addirittura la scienza si interessa all'argomento e sogna di scoprire una nuova dimensione, ma ben presto, dopo che un medium dopo l'altro viene scoperto a imbrogliare o i fenomeni si rivelano dovuti a suggestioni, illusioni ed errori, anche lo spiritismo finisce per cadere nel dimenticatoio. Eppure la speranza di dimostrare l'esistenza di un al di là non si ferma e si avventura anche in versanti impensabili nel passato. Particolarmente suggestiva è la metafonia, ovvero il tentativo di captare con moderni mezzi di registrazione le voci dei defunti che vagherebbero nell'etere. Io sono Massimo Polidoro e oggi a Strane Storie cercheremo di farci un'idea più chiara su questa tecnica per capire che cosa succede realmente in questi casi. Come ogni venerdì, infatti, ci ritroviamo per affrontare un mistero o un enigma che non sembra avere possibile spiegazione, ma come ormai molti di voi sapranno bene, spesso le apparenze ingannano. Se questo è il tipo di storie che appassiona anche voi, vi invito a iscrivervi al mio canale e a cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi episodi. E ora cominciamo. I primi tentativi per costruire uno spiritografo, ovvero uno strumento che permetta di contattare via radio l'aldilà, risalgono addirittura a Thomas Edison, il geniale inventore della lampadina elettrica e di mille altri congegni che accompagnano la nostra esistenza quotidiana. Edison pensava che le onde sonore potessero essere registrate e riprodotte e difatti inventò o contribuì largamente a inventare il fonografo. Pensò anche che l'universo fosse pervaso dalle onde sonore elettromagnetiche di tutto ciò che era accaduto nel passato. Di conseguenza, credeva che fosse possibile captarle e a tal fine progettò uno strumento apposito, inteso proprio a intrappolare e ascoltare le voci dei defunti. Il suo tentativo non ebbe seguito, ma in anni a noi più vicini, primi anni 60 del secolo appena passato, in un modo del tutto casuale, accendendo un registratore a nastro, due studiosi di origine diverse ma residenti entrambi in Svezia, Fredrik Jurgenson e Konstantin Raudive, captarono quelle che sembravano voci umane, tra le quali quella che Raudive riconobbe come la voce della madre defunta. Inizia così una ricerca che approda presto all'Istituto di Parapsicologia di Friburgo, uno dei pochissimi esistenti al mondo, diretto da Hans Bender, parapsicologo da tempo impegnato a dimostrare la realtà dei fenomeni paranormali, che subito riconosce la veridicità del fenomeno. Da allora le esperienze si sono moltiplicate, soprattutto nell'area germanica, perfezionando tecnicamente il registratore di voci di defunti. Negli anni 70 del secolo scorso un sacerdote veneziano, padre Ernetti, affermò addirittura di essere riuscito con una tecnica simile a registrare immagini video di scene accadute nel passato, un'orazione di Cicerone, una marcia di Napoleone, un discorso di Mussolini. Ernetti chiamò la sua invenzione il cronovisore, ma ben presto tutta la faccenda si rivelò un'incredibile montatura. Ho raccontato tutta la storia in un altro episodio a cui vi rimando.
Per chi crede al paranormale, le spiegazioni sarebbero di due tipi. La prima è che le voci registrate apparterrebbero alle anime dei morti, e allora parliamo di metafonia. La seconda invece sostiene che le voci sarebbero create dai presunti poteri psicocinetici dell'uomo. Sarebbe chi ascolti i nastri, insomma, a incidere queste voci con il potere della sua mente. E in questo caso parliamo di psicofonia. Gli inglesi, anziché dare un'interpretazione spiritica o parapsicologica del fenomeno, preferiscono parlare di EVP, cioè Electronic Voice Phenomenon, cioè un fenomeno delle voci elettroniche. In ogni caso, ormai da tanto tempo questo fenomeno non riveste più nessun interesse per la scienza. Proprio come accadde allo spiritismo, infatti, anche questa attività si è rivelata avere spiegazioni molto più semplici di quelle paranormali ed è diventata una pratica coltivata soprattutto da chi ha subito un forte lutto che non è riuscito a superare. Ma come mai invece tanti sono ancora convinti che il fenomeno sia autentico e in rete non è difficile trovare video e addirittura serie televisive di gente che si improvvisa ghost hunter, cioè cacciatori di fantasmi, convinti di poter dimostrare l'esistenza degli spettri grazie a complesse strumentazioni scientifiche? L'ho chiesto a Marco Morocutti, esperto di elettronica, fonico, oltre che componente storico del gruppo sperimentazione del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Morocutti studia il fenomeno della metafonia da 30 anni, ha scritto libri, tenuto centinaia di conferenze, il suo, insomma, è il parere di una persona che sa perfettamente di che cosa parla. La psicofonia funziona, o meglio sembra funzionare, perché da un lato abbiamo una sorgente di suoni indistinti, dall'altra parte abbiamo uno sperimentatore, una persona, che cerca all'interno di quelle voci di cercare qualcosa di particolare, in questo caso la voce di un congiunto scomparso. Il metodo più classico consiste nell'utilizzare radio e registratori. La radio si usa per sintonizzare tra le varie frequenze qualcosa che sembri particolarmente interessante da ascoltare. Di solito si usano radio sulle onde corte, ma non necessariamente, perché poi ogni sperimentatore ha le sue convinzioni e le sue preferenze. Il registratore servirà a raccogliere i suoni interessanti, che poi verranno ascoltati più e più volte alla ricerca delle voci. Una cosa abbastanza curiosa è che spesso viene consigliato l'uso di radio di vecchio tipo, magari addirittura a valvole. E questo ci aiuta un po' a capire come funziona il fenomeno, perché più la radio ha limitazioni tecniche e scarsità di prestazioni, più è facile che possa captare non solo disturbi ma anche trasmissioni di ogni tipo senza distinguerle più di tanto. E quindi è più facile registrare dei suoni strani entro i quali cercare poi di identificare quelle che si pensa essere le voci. Vi garantisco che comunicazioni insolite e suoni strani sulle onde corte se ne trovano veramente molti. Ad esempio ci sono emittenti radio straniere, ci sono i radioamatori, ci sono servizi meteo e mille altre comunicazioni e servizi di ogni tipo. Quindi abbiamo la radio, che è una sorgente di suoni strani, ma poi abbiamo anche lo sperimentatore, che è una persona che ha perso qualcuno di caro e che cerca all'interno di questi suoni confusi di identificare delle voci. Giusto per avere un esempio, ecco una breve carrellata di cosa si può ascoltare sulle onde corte. Mettete assieme i suoni confusi e una persona che cerca le voci e abbiamo la psicofonia. Si tratta insomma di registrazioni dell'aldiquà più che dell'aldilà. Questi scampoli di parole per lo più confuse e spesso coperte da disturbi di sintonia possono essere scambiate per voci ultraterrene da chi è propenso a credere al paranormale. Ma che cosa direbbero gli spiriti? Quali sono i messaggi che ci manderebbero dall'aldilà per chi crede a queste cose? Qualche decennio fa la psicofonia era molto di moda e diverse persone scrivevano libri. C'era ad esempio una signora di Mariano Comense, si chiamava Gabriella Alvisi, che ha avuto un'idea molto interessante. In questo libro ha unito una audiocassetta con le registrazioni delle voci, perlomeno quelle che lei riteneva essere le migliori voci dall'aldilà. Ve ne faccio sentire una. Come avrete sentito, non si capisce niente. La voce dovrebbe dire: Pope è già qui a tanto tempo.
Adesso che abbiamo una chiave di lettura, provate a riascoltarla e vedrete che sarà già più facile capire questa frase. Il fatto è che nessuno garantisce che lo spirito abbia detto proprio quelle parole. E soprattutto, se vogliamo pensarci un po', siamo proprio sicuri che uno spirito possa varcare i confini del regno dei morti, superare le barriere dello spazio e del tempo per poi arrivare qui e dirci Pope è già qui a tanto tempo? Io sinceramente ho qualche dubbio. Come se non bastasse, ecco il testo di alcune frasi che l'autrice ha riportato nel libro e che ritiene siano pronunciate dalle voci. Gabriel deve continuare il fine. Qui Robè, la tua targa. Brietta, non appena moremo, para bene. I morti per farlo sapere tu e per fare capire che lì è la ricerca di te. Sembra proprio che l'autrice abbia fatto di tutto per trovare un significato all'interno di frasi incomprensibili e parole distorte, ricevute chissà da dove. Spesso si tratta di suoni senza significato, a volte le radio captate sono straniere, ma la mente umana ha la straordinaria capacità di conferire un senso anche al suono più confuso, immaginando parole dove ci sono solamente rumori. Abbiamo già parlato in un altro episodio dedicato ai trabocchetti del cervello e alle illusioni cognitive di come la nostra mente riesca a trovare significato nelle cose più confuse. Guardate l'episodio. C'è un brano di disco music degli anni 70 che è diventato famoso perché il testo, che è in inglese, si può interpretare in modo anche diverso. Qui gli spiriti non c'entrano nulla, però l'esempio è illuminante. Il brano si chiama Funky Town, ve lo faccio sentire. Il testo è in inglese e dice Gotta make a move to a town that's right for me, che significa più o meno voglio fare un giro, devo fare un giro in una città che sia adatta a me. Proviamo a seguire il testo in inglese per riconoscere le parole. Il fatto è che esiste un'interpretazione alternativa in italiano. È una cosa un po' goliardica, è uno scherzo, ma noi qui per capirci qualcosa possiamo permettercelo. Allora, il testo è questo, ve lo faccio vedere. Voi direte cosa c'entra? E invece c'entra perché se noi ascoltiamo lo stesso identico brano di prima, ma questa volta facciamo attenzione alle parole e cerchiamo di riconoscere queste in italiano, ecco cosa succede. Notevole, vero? Se pensiamo al testo inglese, lo sentiamo in inglese. Se pensiamo a quello italiano, lo sentiamo in italiano. E questo la dice lunga su quanto siamo obiettivi quando cerchiamo di interpretare qualcosa di incomprensibile. E dunque, che cosa succederebbe se si facesse ascoltare la stessa incisione a più ascoltatori, senza dare loro nessun suggerimento su quale dovrebbe essere l'interpretazione giusta? Per scoprirlo, David J. Ellis ha realizzato una serie di test di ascolto e gli ha sottoposto un buon numero di registrazioni metafoniche a un gruppo di persone interessate al fenomeno. Costoro dovevano dare la loro interpretazione ai vari messaggi. Un esempio: dopo aver ascoltato un suono registrato, il principale studioso di psicofonia del gruppo dichiarò che la parola pronunciata dal fantasma era tactful. Lo stesso suono fu fatto ascoltare al gruppo senza avvertirli di quello che avrebbero dovuto sentire. Alla fine ciascuno sentì qualcosa di diverso. Doctor, wonder, tot, steppe sono solo alcune delle interpretazioni date dal gruppo di ascolto. Nessun altro ha sentito tactful. Ma quello che è più interessante è che il suono non era una parola, ma un rumore meccanico prodotto da una porta. Durante le mie ricerche sono venuto in contatto con una coppia di genitori di Roma che purtroppo aveva perso una figlia di 17 anni. Il padre, chiamiamolo signor Aldo, faceva esperimenti di psicofonia e ha raccolto un intero armadio pieno di audiocassette con moltissime ore di registrazione. Così abbiamo fatto una prova mettendo in funzione contemporaneamente nella stanza della ragazza il suo registratore, un piccolo registratore di bassa qualità, assieme a uno che avevo portato io, che era un registratore molto migliore e aveva anche un buon microfono. Riascoltando il naso del signor Aldo è venuta fuori a un certo punto un suono strano, che sembra quasi un lamento. Adesso ve lo faccio sentire.
Lui ha pensato di aver riconosciuto la voce della figlia, anche se non si capiva bene cosa dicesse. Allora siamo andati con il mio registratore nello stesso punto della registrazione e si sente qualcosa di completamente diverso. Innanzitutto si sentono le cicale all'esterno della stanza. La stanza era chiusa, era estate, noi eravamo fuori su un terrazzo. Ma soprattutto si sente chiaramente che cos'è il suono che sembrava un lamento. Adesso ve lo faccio sentire. Ecco, come forse avrete intuito, si tratta semplicemente di una delle nostre sedie che avevamo all'esterno che viene trascinata sul terrazzo. Il suono era confuso, era indistinto e il signor Aldo ha creduto di sentire in questo suono un lamento, la voce di sua figlia scomparsa. La conclusione qui è che più gli apparecchi sono di buona qualità e meno spiriti si ascoltano. Naturalmente possono anche esserci eccezioni. C'è chi per esempio si serve di un microfono e chi utilizza una tecnica detta del nastro rovesciato. Sì, esistono tutta una serie di tecniche per ottenere suoni strani e confusi da interpretare. Una che era in vigore un po' di anni fa consisteva nel registrare su una cassetta a nastro delle normali frasi, poi smontarla, capovolgere il nastro e ascoltare le parole al contrario, pensando che all'interno di questi suoni che diventavano incomprensibili si potessero annidare le voci degli spiriti. Un'idea che io trovo decisamente fuori luogo. Una variante più recente di oggi fa uso degli strumenti moderni digitali di cui disponiamo. Possono essere apparecchiature oppure programmi per computer. In questo caso cosa si fa? Si fa in modo di ascoltare in rapida successione una serie di frammenti, proprio dei frammenti di audio, frammenti di suoni, che però vengono riprodotti in ordine casuale e confusi. Possono provenire o da apposite radio che vengono costruite e vendute, pensate un po', per fare questo genere di esperimenti, oppure possono essere frammenti di audio di vario tipo che un programma per computer provvede a miscelare e a riprodurre in successione. In ogni caso il principio è sempre lo stesso, abbiamo una serie di suoni distinti, incomprensibili, parziali, sovrapposti, e all'interno di questi qualcuno cercherà ancora una volta di ascoltare, di riconoscere le voci degli spiriti provenienti dall'aldilà. Insomma, anche qui abbiamo suoni indistinti e incomprensibili, ma come già faceva Gabriele Alvisi anni fa, se qualcuno cerca all'interno di suoni indistinti di identificare delle parole di senso compiuto, prima o poi finisce per riuscirci. Ricordiamoci di Funky Town. Ricorderete forse un altro episodio di Strane Storie, quello sulla presunta morte di Paul McCartney, che sarebbe stato sostituito da un sosia e in cui chi ascoltava le canzoni dei Beatles all'incontrario trovava messaggi segreti che in realtà erano solo il frutto della loro fantasia. Rivedete l'episodio. Proprio come succedeva negli anni Ottanta a certi fondamentalisti religiosi che ascoltando alla rovescia le canzoni delle Zeppelin o di altri gruppi rock si convincevano che vi erano nascosti inquietanti messaggi satanici. In verità, costoro, ossessionati da diavoli e satanassi, sentivano esattamente quello che volevano sentire. Fin qui abbiamo parlato di casi in cui, in buona fede, persone colpite da un lutto o facilmente suggestionabili possono convincersi di avere stabilito un contatto con l'aldilà. Ma che dire di quelli che ritengono di poter dimostrare scientificamente queste cose? Che valore hanno le ricerche dei cosiddetti ghost hunters, per esempio? Cercare prove dell'esistenza di entità ultraterrene è diventato un hobby per alcune persone, i cosiddetti ghost hunters. Frequentano luoghi che si ritengono infestati per evidenziare eventuali indizi che suggeriscono la presenza di entità misteriose. Queste persone utilizzano apparecchiature di ogni tipo, normali fotocamere, videocamere, ma anche termocamere per cogliere immagini non visibili nella luce normale, ma solamente nell'infrarosso. Poi usano registratori per registrare anche eventuali voci paranormali, come avviene nella psicofonia, e naturalmente misuratori di ogni tipo, normali termometri, ma anche e soprattutto misuratori di campi elettromagnetici. Non esiste nessun criterio per dire che un suono, uno spostamento d'aria, un'immagine strana sia un indicatore della presenza di un fantasma. Se fosse possibile farlo, allora il fantasma ricadrebbe nelle normali leggi di natura e non sarebbe un fantasma. Anche in questo caso abbiamo persone che cercano qualcosa di strano, finiscono per trovarlo e, anziché cercare la soluzione al mistero, sempre che si trovi,
finiscono per concludere che si tratta di qualcosa di sovrannaturale. Ci sono casi, infine, in cui le voci non sono frammenti casuali, malamente incisi e di interpretazione ambigua. In particolare c'è un caso, quello di Marcello Bacci, un ricercatore toscano, che per anni sembra avere registrato voci che apparivano rispondere a tono alle domande sue e di chi partecipava ai suoi incontri. Marco Morocutti ha incontrato Marcello Bacci. Marcello Bacci è stato senza dubbio il più famoso sperimentatore di psicofonia che abbia operato in Italia. Aveva un negozio di elettrodomestici a Grosseto ed era un grande cultore dell'esoterismo e in particolar modo dello spiritismo. Teneva delle sedute collettive a cui partecipavano decine di persone che avevano perso un figlio o un congiunto e cercavano, speravano di poter ricevere dall'aldilà un messaggio tramite le esperienze di Bacci. Questo gli sembra la scritta di uno che crede in tante cose o no? Questa ce l'ho scritta io, è mia, è originale. Da anni stiamo lavorando a qualcosa di ultimo e di definitivo, cercando di formulare una teoria del tutto. Ora, se postuliamo che dietro al tutto si cela il nulla, ce l'abbiamo fatta. Se no è un casino di quelli livelli. Non tutti quelli che vedo, poi ogni tanto ce li metto io, non li ho già aperti, perché io lo so, quelli che pensano di dormire o pensano di essere svegli invece dormono, come diceva Freud, no? Quelli che chiamava i neurotici. I racconti su ciò che avveniva nel centro di Bacci sono molti e sono presenti su libri e riviste specializzate, naturalmente anche su internet. Come nel caso della signora Alvisi, anche alcuni libri di Bacci avevano allegata una audiocassetta che consentiva ai lettori di rendersi conto di persona delle voci che venivano registrate. Questa è la macchina da scrivere, scriveva da sola. Sempre con i tasti, con sopra la vernice? Con la vernice, tutto, perché questa qui sa di dove viene. Viene da uno che faceva il mago, che si chiama Orbetello. Lui era un maresciallo dell'aeronautica. Dopo che lo zio morto, che faceva le carte, non so che facevano, levava il manocchio, queste cose qui, no? C'aveva questa macchina da scrivere sopra, la sentivano funzionare. E gli diceva la mezzia, la menona hanno paura. Allora gli dissi: portamela a me, io ti do la radio. Gli detti la radio, non me l'ha portata. E quella con Capitani o qui, lei vedeva quelli lì ti che ci suonano. Ma che si raccontano? Ma mi dica, si possono raccontare queste cose? È meglio che non glielo dica. Ecco. Queste voci però erano piuttosto diverse da quelle che abbiamo ascoltato prima. Non si trattava in questo caso di parole incomprensibili, ma di vere trasmissioni radio, che però erano sempre caratterizzate da un particolare tremolio, una certa distorsione che è quella che si può ottenere quando un registratore funziona in maniera difettosa, il nastro viene trascinato male. E questo poteva avvenire sia per carenza delle apparecchiature, ma anche volendo per un intervento intenzionale sul registratore. Il problema molto grave in questo caso è che alle sedute partecipavano sì decine di persone, tra cui anche qualcuno con preparazione tecnica, mentre gli unici a non essere ammessi erano, guarda caso, proprio i critici, persone che magari in virtù della loro preparazione specifica avrebbero potuto eseguire dei controlli per verificare cosa realmente stesse avvenendo. Bacci faceva uso di apparecchiature elettroniche di ogni tipo, alcune delle quali erano state addirittura costruite appositamente da esperti e poi vendute al centro di Grosseto. E, data la mia preparazione in materia, avrei voluto molto volentieri assistere di persona alle sperimentazioni, magari anche solo come osservatore, ma non mi è mai stato concesso. Persino Silvana Pagnotta e Franco Grigiotti, due noti collaboratori di Bacci che avevo conosciuto di persona e ai quali ero, per così dire, entrato in simpatia, avevano cercato di convincere Bacci a farmi partecipare alle sedute come osservatore, ma non c'è mai stato nulla da fare. L'unica possibilità Bacci me la diede nell'agosto del 2005. Sarebbe stata una visita informale assieme a un autore di Voyager, Stefano Varanelli, e lì avremmo potuto visitare il centro, vedere le apparecchiature, parlare con Bacci, ma non assistere alle famose sedute collettive. Però era già meglio di niente, quindi decisi di andare. Uno dei motivi per cui volevo vedere Bacci e il suo laboratorio di Grosseto era il famoso episodio della radio a valvole, una storia avvenuta qualche mese prima, il 5 dicembre del 2004. Secondo quello che si racconta, in quell'occasione, in una seduta collettiva, erano presenti anche degli invitati, tra cui un radiotecnico, un certo Franco Santi.
Beh, quello che successe ha dell'incredibile, perché a un certo punto il radiotecnico decise di ruotare la radio e dal retro togliere, smontare una a una le valvole. Era una vecchia radio a valvole, vi ricordate che molti psicofonisti utilizzano vecchie radio a valvole. Beh, nonostante lui avesse rimosso le valvole, si racconta che i presenti continuarono a sentire le voci dall'aldilà. E a un certo punto lo stesso Bacci intervenne spegnendo completamente la radio e nonostante la radio fosse senza valvole e spenta, si continuavano a sentire le misteriose voci dall'aldilà. Ho visto con i miei occhi la famosa radio a valvole, anche se, come dicevo, non mi è stato possibile assistere alle sperimentazioni. Però mentre ero sul posto ho visto anche un'altra cosa. All'altoparlante della radio era collegato un filo, come questo che vi mostro. Il filo usciva, saliva lungo il muro e scendeva nella stanza a fianco. Di questo filo nessuno aveva mai parlato nelle famose cronache del famoso esperimento miracoloso. Bacci mi disse candidamente che nella stanza a fianco era presente un gruppo di spiritisti che era lì per registrare le comunicazioni dall'aldilà. Ora, il punto fondamentale è che un filo collegato all'altoparlante di una radio può servire sì per registrare, ma può anche servire per mandare all'altoparlante dei suoni che verranno poi riprodotti dall'altoparlante stesso. Se le cose sono andate così, in una stanza c'erano decine di mamme travolte dall'emozione perché avevano perso un figlio e ascoltavano delle voci provenienti dall'aldilà. E nella stanza a fianco un gruppo di spiritisti che stavano facendo qualcosa e che con tutta probabilità tramite questo filo stavano inviando dei segnali audio al famoso altoparlante. L'imbroglio poteva avvenire persino all'insaputa di Bacci, che poteva non sapere cosa stesse succedendo nella stanza a fianco, oppure poteva averlo sospettato e aver fatto finta di non vedere. Chi potrà mai dirlo? Psicofonia, non è vero niente, però ci credevano gli architetti. Ma perché lei dice che non è vero niente? No, non sono, quelli sono la giunta della medianità. Una traccia per contentare tutti, infatti io a Cantamorina, allora donne, lo dico sempre, la chiamo la gratificazione. C'è qualche cosa qui dentro di meraviglioso. Questo sì. L'unica cosa certa è che anche in quell'episodio non era presente nessun critico competente che potesse verificare cosa stesse avvenendo. E poiché una radio a valvole senza valvole è spenta, che continua a emettere voci dall'aldilà, è qualcosa di decisamente incredibile. Lascio a voi giudicare cosa possa essere realmente successo in quel lontano dicembre del 2004. Questo bisogno spesso disperato di credere all'incredibile, insomma, non deve meravigliare. La maggioranza di coloro che si rivolgevano allo spiritismo era mossa dal desiderio umanissimo di avere notizie di persone care, defunte. Tanti, compresi personaggi di dubbio spessore come il filosofo tedesco Schelling, lo scrittore francese Victor Hugo o l'inglese Arthur Conan Doyle, hanno cercato nello spiritismo un contatto con parenti defunti. La diletta moglie Carolina, il primo, la giovanissima figlia Leopoldina, il secondo, e il figlio Kingsley, deceduto nella Grande Guerra, il terzo. Quello di trovare conforto a un dolore immenso e irreparabile come la perdita di un congiunto o di un figlio è un bisogno profondamente umano, lo ripetiamo, e che può portare a cercare ovunque prove a sostegno dell'idea che la persona venuta a mancare non sia davvero persa per sempre. Come si fa a decidere di smettere di amare una persona? Io non ce l'ho un carattere così forte. Io non sono uno di quelli che per smettere di fumare un giorno buttano via il pacchetto e non fumano più. Una volta ci ho provato, però poi di notte sono andato a riprendere il pacchetto nel secchio della spazzatura. Ma perseguire un'idea del genere, anche contro ogni evidenza,
porta con sé il rischio di esporsi alle mire di personaggi senza scrupoli, sempre pronti ad approfittare della buona fede e del bisogno altrui di trovare rassicurazioni. È per difendersi da questa gente che occorre sempre mantenere vigile il proprio senso critico, anche se ciò può costare caro alle proprie speranze. Un attimo prima ci sono, e solo un attimo dopo si muore, non sono più nulla. Maestro, ma il ricordo di noi, che gli altri seguitano e seguiteranno a portare dentro. Forse quello, soltanto quello. Buonanotte. Io sono Massimo Polidoro, vi ringrazio per essere stati con me, vi invito a iscrivervi al mio canale per non perdere i prossimi episodi. Se poi non volete proprio perdere nemmeno un video, cliccate sulla campanellina naturalmente. Se poi volete seguire più da vicino il mio lavoro, potete farlo attraverso le stories che pubblico quotidianamente su Instagram, dove cerco di raccontare il retroscena dei miei viaggi, delle indagini e di tutto ciò di cui mi occupo abitualmente. Potete anche partecipare al gruppo Facebook, dove trovate altre persone con i vostri stessi interessi, e poi se volete potete ricevere l'Esploratore dell'Insolito, la mia newsletter settimanale attraverso la quale condivido anteprime e anticipazioni. Trovate il link a cui iscrivervi nella descrizione sotto questo video oppure sul mio sito massimopolidoro.com. Con Strane Storie per quest'estate ci fermiamo qui. Torneremo a settembre dopo il CICAP Fest, il Festival della Scienza e della Curiosità, che, lo ricordo, si terrà a Padova dal 13 al 15 settembre e porterà in città oltre 200 incontri con alcuni dei più grandi scienziati, studiosi, giornalisti e divulgatori contemporanei. Da Piero Angela a Paolo Nespoli, da Sandra Savaglio a Paolo Mieli, da Richard Wiseman a Telmo Pievani e tanti tanti altri. Gli eventi saranno gratuiti al 95%, solo per le serate e alcuni workshop è necessario un ticket. Dunque, registratevi ora sul sito cicapfest.it per poter partecipare gratuitamente al festival e preparatevi a vivere un fine settimana pieno di meraviglia e curiosità. Ma non finisce qui. Quest'estate naturalmente continuerò a essere presente sui miei social, ma mi vedrete anche in TV. Ritorna infatti La psicologia delle bufale, la rubrica che ormai da alcuni anni presento a Super Quark insieme a Piero Angela. Tratteremo alcuni casi davvero singolari che qui a Strane Storie ancora non abbiamo affrontato. L'appuntamento è per ogni mercoledì. E per finire, come ho anticipato agli iscritti della mia newsletter, con i quali condivido sempre in anticipo tutte le novità che mi riguardano, il 18 luglio arriverà qualcosa di molto speciale. In tanti mi avete chiesto perché non dedico una puntata di Strane Storie alle teorie della cospirazione legate all'allunaggio. C'è chi dice che non ci siamo andati, ma ci siamo andati veramente? Ebbene, anziché fare una puntata di Strane Storie, ho pensato di fare qualcosina in più, ma per riuscirci naturalmente è necessaria la collaborazione di una persona molto speciale. Eccola qua. Paola Attivissimo. Cosa faremo noi il 18 luglio? Ci occuperemo in particolare di una tesi di complotto molto controversa, quella che riguarda il fatto se ci siamo andati o no sulla Luna. Cercheremo di togliere dei dubbi, chi ce li ha, e magari anche svelare qualche mistero. Quindi seguiteci il 18 luglio alle 21, non qui, ma su Focus, il canale Focus. Mi raccomando, a presto. Tu ci sarai. Io ci sarai. Presunti fenomeni paranormali e spiriti ci ho dedicato numerosi libri che trovate indicati qui sotto insieme ad articoli e video con cui potete approfondire. Ditemi che cosa ne pensate, lasciate un vostro commento e segnalatemi altre strane storie che vi piacerebbe affrontarsi. Io cerco di rispondere sempre a tutti qui sotto e farò il possibile per accontentare le vostre richieste. Voci di fantasmi, catene che si trascinano e urla disumane nel cuore della notte? È tutto vero? Ci risiamo. Non sarà che lei è un po' troppo credulone? Non sarà che lei è un po' troppo scettica? E se le dico che è vero è perché ne ho la prova! Ah sì, e me lo dimostri allora, avanti! Ma certo che glielo dimostro! Sono appena tornato da un viaggio in Scozia e sono andato di notte al castello di Edimburgo. Lì ho registrato la voce del conte Marcus Morocuttus III, vissuto nel 1200. Morocuttus, vabbè. E dove sarebbe questa registrazione?
Ma ce l'ho proprio qui! È registrata! Vuoi ascoltarla? Ma certo, avanti! Ah, ecco! Ascolti, Attenzione! Ecco, lo sente? Fantasma, il conte! Sta parlando, lo sente? Lo sente? Ma non si sente niente! Beh, ma il conte era sordo muto! Usava il linguaggio dei segni, no? Adesso, guardi,